volevo ringraziare innanzitutto l'Istituto Italiano degli Studi Filosofici che ci ha concesso questa sede stupenda, istituto che ha avuto un po' di difficoltà, speriamo che le riesca a superare a livello di finanziamento, perché sarebbe un vero peccato perdere un luogo così importante per la cultura e la novità. Volevo poi ringraziare il Sindaco di Napoli, di notizie in tempo reale sulla rete, di notizie, informazioni.
azioni che i tecnici, gli esperti definiscono information overload, ovvero sia sovraccarico informativo. Questo sovraccarico informativo che si è prodotto ha causato praticamente la perdita di quel valore di scarsità che è alla base del sistema economico. Quindi le notizie hanno perso il loro valore economico, il loro valore intrinseco e ci siamo trovati con i giornali in crisi, con il mondo dell'informazione in crisi. A questo proposito, una crisi che non è soltanto una crisi economica, ma anche una crisi di identità. Io ricordo che nel mese di maggio scorso, qui all'Università Federico II, Ezio Mauro, direttore di Repubblica, paragonava Internet ad un fiume in piena, di cui aveva due caratteristiche principali, la velocità e la quantità. E diceva Ezio Mauro, ma in questo fiume in piena, il problema dell'identità, qual è il ruolo, qual è la funzione adesso del giornale? Se prima i giornali erano stati il luogo del contenitore delle informazioni, qual è il nuovo ruolo? Beh, lui ha dato una risposta che secondo me è molto congrua, molto interessante, però sì, i giornali oggi sono il luogo della organizzazione e della selezione delle informazioni, ovvero sì, è vero che abbiamo una quantità enorme di informazioni, ma è sempre necessario che ci siano dei professionisti che siano in grado di selezionare queste informazioni e di suggerirle al pubblico. Per vari motivi, primo, sì, è vero, oggi abbiamo un pubblico che utilizza Internet, che è un pubblico che sta diventando sempre più esperto, con i nativi digitali, cioè con quelle persone che sono nate già con l'esistenza del computer. Io non faccio parte di questo, ma le mie figlie sì. Noi abbiamo una generazione di persone che sono in grado di anche di costruirsi la propria informazione personalizzata, ma queste sono tuttora una piccola fetta, diciamo, dello scenario dell'informazione. E comunque, anche quando tutti quanti noi avremo acquisito questi strumenti tecnologici di conoscenza dei mezzi di informazione, sapremo tutti quanti crearci la nostra pagina, molto probabilmente la maggior parte di noi non avrà il tempo di farlo, perché comunque avremo la necessità di chi lavora, chi ha la famiglia, chi ha tante altre cose da fare, di delegare questo ruolo a persone che riteniamo di nostra fiducia. Ed è per questo che Ezio Mauro appunto identificava il ruolo del giornale anche come un ruolo identitario, cioè io compro questo giornale, per esempio compro Repubblica, perché questo giornale mi ci identifico, perché la selezione che fa questo giornale rappresenta il mio modo di vedere il mondo, l'angolazione che io scelgo tra quelle disponibili. Mi sa che ho soltanto una di queste. No. Allora, a questo punto succede una cosa. In questo scenario nel quale abbiamo visto ci sono le informazioni che perdono di valore, la crisi dei giornali, la crisi economica, la crisi di identità, nel 2009, diciamo un anno e mezzo fa, Clay Shirky, che è un esperto di comunicazione, professore di comunicazione all'Università di New York, pubblica sul suo blog un post, un articolo, che si chiama Newspapers and Thinking the Unthinkable, ovvero sia i giornali e pensare l'impensabile. Ecco che adesso c'è un po' chiaro da dove abbiamo prelevato questo titolo. Pensare l'impensabile, perché Clay Shirky ci dice una cosa, ci dice che fino ad oggi il mondo degli editori della carta stampata si è sempre mosso cercando soluzioni a queste problematiche, problematiche economiche, problematiche identitarie, cercando di applicare all'informazione online, a internet, i vecchi modelli di business organizzativi della carta stampata. E questo ovviamente non è possibile. Questo problema è assolutamente identico qui in Italia, non è un problema che ci sono negli Stati Uniti. Noi oggi, l'ultima relazione del presidente della FIE, la Federazione degli Editori di Giornali, è una relazione nella quale per la prima volta quest'anno Carlo Malinconi, presidente della FIE, ci dice che internet esiste, che i giornali devono prenderne atto, si devono strutturare, ma le soluzioni che vengono proposte dalla Federazione
riduzione delle quote IVA, richiesta di maggiori contributi allo Stato, ma ad oggi ancora non c'è nessuno che stia cercando di pensare a qualcosa di diverso, qualcosa di impensabile, come un'organizzazione diversa degli editori, di organizzare in modo diverso il business della pubblicità o di attivare altre attività che facciano in modo che questa crisi venga risolta a livello strutturale, non a livello assistenziale. E in questo senso una delle iniziative che noi, insomma, adesso giudicherete voi, la FIEG è una campagna pubblicitaria vicina nel mese di agosto, nella quale, che si chiama campagna Chi legge si vede, ed è una campagna divisa per genere, nel quale abbiamo un messaggio che viene indirizzato alle donne, un messaggio che viene indirizzato agli uomini, ma io non la commento, penso che voi siete in grado di valutare il tipo di messaggio che viene dato. Leggo il messaggio che ha scritto Giovanna Cosenza, che è professore di semiotica all'Università di Bologna ed è una cara amica, e che ha scritto sul suo blog, è una grande esperta di pubblicità, di messaggi, di comunicazione. Dice: mi invito a prendere atto onestamente della consueta potenza di idee che affligge i pubblicitari italiani e le istituzioni che li pagano quando cercano di promuovere la lettura, e così via. Noi riteniamo, noi come associazione Pulitzer, che la cosa più importante in questo, ecco, c'era una cosa che ho saltato, che però volevo dire, è una cosa che è molto importante. Quello che è cambiato non è soltanto l'infrastruttura tecnologica, ma quello che questa infrastruttura ha portato, ovvero sia il cambiamento, il mutamento proprio fisico del tipo di comunicazione. Mentre prima con i giornali noi avevamo una comunicazione monodirezionale, monocratica, avevamo una comunicazione nella quale esisteva un'entità che era il giornale, era la televisione, che mandava un messaggio al pubblico e basta, quindi in un'unica direzione, monodirezionale. Oggi con la rete questa struttura della comunicazione è profondamente cambiata, è diventata bidirezionale, non più solo uno a molti, ma anche molti a molti e molti a uno, quindi è cambiata fisicamente questa struttura. Ho detto questo perché quello che per noi è importante è il fatto che in questo momento quello che emerge agli occhi di tutti è la enorme energia che la gente sta investendo nella comunicazione. 500 milioni di utenti oggi sono connessi a Facebook, la gente ha bisogno di comunicare, vuole comunicare, e questo sicuramente non ha niente a che vedere con il giornalismo, è però il sintomo e la manifestazione evidente che questa energia comunicativa esiste e che deve essere tenuta in considerazione, deve essere tenuta in considerazione anche dai giornali. E credo che il fatto che oggi, in questo momento, esista questa energia giustifica quello che sta succedendo in molti paesi del mondo, anche in Italia, per la verità c'è qualche testata che si sta organizzando, sono stato ultimamente a un convegno a Roma e in effetti vedevamo che ci sono dei gruppi che stanno organizzando, stanno nascendo delle nuove figure professionali che tengono molto di questa energia comunicativa. Queste figure professionali sono, poi avremo qualcuno che ce ne parlerà nella seconda tavola rotonda, sono i community manager, i social media, sono nuove figure che si affacciano. Perché? Perché è diventato imprescindibile tralasciare, non considerare o considerare questa energia comunque. Negli ultimi due anni, però, c'è una cosa ancora da dire: questa energia comunicativa non può essere venduta, cioè dietro questa energia comunicativa ci sono le persone, quindi non possiamo considerare di trattare questa parte della comunicazione come se fosse un contenitore vuoto. Ci sono le persone, c'è il sociale e quindi c'è qualcosa di più importante. Negli ultimi due anni negli Stati Uniti si è sviluppato un sistema più aperto e moderno di informazione che sta avendo un grande riscontro in molti paesi, ma soprattutto ha
appunto negli Stati Uniti, è quello del non profit, dove il non profit non deve essere considerato come gratuito. Non profit è un sistema economico organizzato, non finalizzato alla lucrazione di una o più persone o aziende, ma alla realizzazione di un'attività nella quale le persone che vi partecipano hanno una condizione economica paritetica ed equilibrata. Faccio un esempio, sono le cooperative sociali editoriali o le organizzazioni non profit, dove editori, collaboratori e giornalisti hanno pari valore economico, e la differenza tra queste figure non è data dalla retribuzione, ma è data dalla funzione che loro hanno all'interno della loro organizzazione. E negli Stati Uniti, una recente ricerca dell'Investigative Reporting Workshop, il Centro per il giornalismo professionale della Scuola di Comunicazione dell'American University, ha analizzato 60 organizzazioni non profit impegnate nell'informazione di pubblico servizio che impiegano 658 persone a tempo pieno, di cui 443 provenienti dai media in crisi, dai giornali tradizionali in crisi, e registrano un fatturato complessivo anno tra gli 80 e gli 85 milioni di euro. Quindi io dico, beh, noi guardiamo a tutto, però questo è sicuramente un canale che, come sta crescendo, si sta sviluppando negli Stati Uniti, probabilmente si svilupperà anche nel nostro paese. Noi come associazione Pulitzer siamo un'associazione non profit, ovvero sia non abbiamo fini di lucro, abbiamo nel nostro statuto come obiettivi quello di sostenere le forme libere dell'informazione, ovvero sia quelle attività che non hanno alle spalle un editore o un'attività economica organizzata. Oggi pomeriggio faremo l'assemblea straordinaria dell'associazione approvando nello statuto, se lo approveremo, anche il sostegno alle problematiche, diciamo, civili dell'informazione giuridiche, legislative, approvando il sostegno ai diritti connessi all'articolo 21 della Costituzione. E noi, le nostre attività sono attività di tipo sperimentale, abbiamo innanzitutto intenzione di fare una formazione, di studiare questa energia comunicativa che c'è tra i giovani, e abbiamo qui in sala, adesso interverrà la professoressa Amaturo del Dipartimento di Sociologia dell'Università Federico II e Giustino Fabrizio, che è il responsabile della redazione napoletana di Repubblica, con i quali l'associazione Pulitzer ha sottoscritto un protocollo per sviluppare un'attività di realizzazione di inchieste con gli studenti della facoltà di sociologia, e con la pubblicazione di questo lavoro sulle pagine internet di Repubblica Napoli. Questo è un progetto che è stato già realizzato a Bologna, appunto da Giovanna Cosenza, con la redazione bolognese di Repubblica. Altra attività che noi facciamo è informare, portare. Ma voi vi rendete conto che un dibattito come questo a Napoli non si fa, non si è mai fatto, si è fatto forse qualche volta grazie a Francesca Ferrara, che poi ci racconterà la sua esperienza, ma a parte questo è un deserto. Queste discussioni si fanno normalmente da Roma, da Firenze in su, perché la cultura qua è un optional, non è un diritto, non è una cosa normale. E quindi no, il nostro obiettivo, io sono andato a fare organizzato con media regionale a Bologna per portare queste discussioni a Napoli in giro e per vedere la gente cosa dice. Un'altra cosa che facciamo è il sostegno dal basso all'informazione, poi finisco. Abbiamo pubblicato a marzo di quest'anno una piattaforma su internet che consente la pubblicazione di progetti di inchiesta giornalistica, dove i giornalisti possono chiedere al pubblico un finanziamento per realizzare le inchieste. È un progetto che è già stato realizzato nel 2009 in America da David Cohen, Scott Hase, che noi avremo in collegamento in conferenza più tardi, ed è un progetto che sta avendo anche qui un risultato positivo. Abbiamo pubblicato 4 progetti, 3 li abbiamo finanziati integralmente, 1 è al 50%. A questo punto io vi ringrazio ancora una volta.